Torna subito da me, drago alato di Ra. Questa volta non hai alcuna possibilità di difesa, faraone. Preparati al ritorno della mia divinità egizia. È all'interno di una sfera di luce. Esattamente. E solo io sono in grado di liberarlo. Fate un passo indietro mentre recito l'antico canto del rito e rimetto in libertà il drago. Grande mostro di un'antica era, dai ascolto alla mia preghiera. Esci subito dalla tua sfera bianca e luminosa affinché la mia ultima battaglia sia vittoriosa. Avvolgi il deserto con il tuo bagliore e sbaraglia il nemico con forza e fragore! E ora passiamo alla fase finale. Diventerò tutt'uno con la mia creatura e trasferirò il mio potere al drago alato di Ra! E ora tutti i miei life points, tranne uno, si tramuteranno in punti di attacco di Ra! Preparati al mio assalto finale, faraone! Il momento è arrivato! Finalmente ti priverò dei tuoi antichi e meritati poteri! E assumerò io la carica di faraone! È la nostra ultima occasione per fermarlo! E salvare l'umanità dal suo spirito maligno! Non solo, c'è dell'altro! Adesso ho intenzione di sacrificare alla mia divinità tutti i mostri che possiedo e di trasferire i loro poteri a Ra, donando alla mia creatura quasi 7000 punti di attacco! Dovrebbero bastare sia a distruggere Obelisco, sia a spazzar via quel che rimane dei tuoi life points. Nessuno sfuggirà alla furia del mio invincibile drago alato. Nemmeno tu, faraone! Questo non è detto, Mari! Cosa? Attivo la mia carta magia, prendi spirito! Fratellone, che carta è quella? Proprio quella che serve a Yugi. Anche se provoca una perdita di 1000 life points, questa carta gli permette di sacrificare uno dei mostri di Marik. Mi chiedo solamente su quale delle creature cadrà la scelta di Yugi. Aspetta, forse ho capito. Come di certo saprai, posso sacrificare uno dei tuoi mostri a mia scelta. Vuoi dire che hai intenzione di sacrificare il mio Ra? Tutto è possibile! Ma che succede? Semplice, Marik si è fuso con Ra. Quindi se il mostro scompare, sparisce anche lui. Rassegnati, non funzionerà, faraone! La tua carta magia non sarà mai all'altezza del mio drago alato di Ra! Ma non ho mai detto che il mio obiettivo era il tuo drago! Che cosa vuoi dire? Ho in mente qualcosa di meglio! Non ci capisco niente. Credo che Yugi non voglia sacrificare Ra. E cosa vuole sacrificare, allora? Ecco, ci siamo! Io scelgo l'indistruttibile plasma di divinità egizia! Perché proprio lui? Non ti servirà a niente! Dici? Io non sono d'accordo. Plasma di divinità egizia in realtà è composto da ben due mostri. Quindi il sacrificio che sto per fare è duplice! Che significa? Continuo a non capire quale sia il senso della tua mossa. È molto semplice, perché il potere speciale di cui è dotato Obelisco del Tiranno richiede due sacrifici. Allora hai intenzione di attivare i poteri nascosti di Obelisco? Esatto, per farti a pezzi! Non puoi farlo! Quando viene compiuto il sacrificio di due mostri, la forza di Obelisco diventa infinita. Adesso Yugi può distruggere tutti i mostri di Marik. Non riuscirai mai a piegare il mio drago alato di Ra! Troppo tardi, mi spiace! Insieme a lui distruggerà anche te! Aspetta un attimo, ho ancora la possibilità di fare un'ultima mossa, faraone. Ho deciso di sacrificare Bohemian e Lucertola Coda di Rondine. Adesso posso attribuire a Ra i loro punti di attacco e grazie alla tua carta magia, prendi spirito, mi aggiudico 1000 life points che vanno ad aggiungersi ai punti di attacco di Ra! Perché Marik vuole potenziare così tanto Ra? I punti di attacco della mia carta delle divinità sono saliti a quasi 5000! Ho come l'impressione che l'unico occhio che ti è rimasto non ci veda benissimo. Ra è ancora più debole di Obelisco. Abbiamo vinto noi! Il duello è giunto alla fine.
Che succede? Come mai Ra non è stato distrutto? Sappi che ho attivato una carta magia per proteggerlo, Faraone. Si chiama Sistema di Classi. No, non è possibile! Temo di doverti deludere, perché grazie a questa carta, per distruggere il mio drago alato di Ra è necessario un mostro con un numero maggiore di stelle. E non mi sembra che Obelisco risponda ai requisiti richiesti. È per questo che si è salvato dall'assalto di Obelisco. Ma bravo, sei perspicace. Saprai anche che ora il mio mostro è più forte del tuo. E adesso tocca a te giocare. Ci hai provato, ma temo che tu non sia all'altezza. A questo punto i poteri di Obelisco non sono più infiniti, quindi Ra può sopraffarlo con molta facilità. E Yugi ha sprecato la sua occasione. Credi che Yugi verrà sconfitto? È tempo che tu vada e ci penserà la potenza di Ra!